Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il decesso del motociclista di 73 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente che ha coinvolto il suo scooter e un pullman della Interbus che stava operando sulla tratta Aeroporto Catania Giardini Taormina. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di ieri all'incrocio delle Corse Italia, il Viale Libertà. E rimaniamo a Catania, dove due agenti sono rimasti feriti ieri sera in via Maddem a seguito di un'aggressione da parte di un cittadino extracomunitario. L'uomo stava danneggiando dei veicoli in sosta. Gli agenti sono stati colpiti da alcuni cocci di bottiglia anelli artigianali a forma di uncino. Sarà sospeso dal 9 agosto il servizio navette gratuito fornito dalla SAC per consentire ai passeggeri di raggiungere gli aeroporti siciliani di Comiso, Palermo e Trapani. L'aeroporto di Catania è già da 48 ore pienamente operativo con l'apertura del Terminal A. Si è conclusa con tre multe la vicenda che ha visto protagonista il comico Angelo Duro e il sindaco De Luca. Duro aveva imbrattato dei manifesti che annunciavano il suo spettacolo di stasera al Teatro Antico. Dopo l'ira del sindaco, gli agenti della polizia locale lo hanno sanzionato con tre verbali da 206 euro. E in chiusura il meteo, un nuovo ciclone antiafricano in arrivo in Sicilia. Da domani si potrebbero nuovamente superare 30 gradi in diverse province. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.rosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e buona serata.